Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di zucchine speck. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a rondelle, speck tagliate a listarelle, cipolla o scalogno, farina di tipo 00, olio extravergine di oliva, parmigiano, pecorino, uova, ricotta fresca, lievito istantaneo per torte salate, sale, pepe, noce moscata, prezzemolo, rosmarino e menta. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino, il prezzemolo, il rosmarino e la menta. Chiudiamo con il coperchio il misurino e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Mettiamo momentaneamente da parte il trito. Senza lavare il boccale, mettiamo la cipolla. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Finiamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo le zucchine. Versiamo l'olio, chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 13 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Mettiamo momentaneamente da parte le zucchine in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, adesso aggiungiamo la farina. Uova. Il trito di parmigiano e erbe aromatiche. La ricotta, il lievito istantaneo per torte salate, il sale, il pepe e la noce moscata. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 5. Adesso aggiungiamo lo speck. E le zucchine. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per un minuto con l'antiorario a velocità 3. Il composto è pronto. Adesso lo trasferiremo in una stampa a cerniera del diametro di 24-26 cm con il fondo rivestito da carta da forno e i laterali unti con lo staccante per teglie. Adesso andremo a cuocere a forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti circa.
La torta di zucchine speck è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta di zucchine speck. Grazie e alla prossima ricetta.